molti focus in questa 14ª edizione anche su nuove emergenze, partendo da HIV, quali sono le direzioni principali delineate dalla conferenza? Le linee guida, la conferenza è stata, diciamo, molto importante da questo punto di vista. Dicevo prima che per il 50% ha riguardato argomenti sul SARS-CoV-2, invece la seconda parte legata all'HIV ha fatto vedere come la ricerca italiana sia sempre all'avanguardia. Spunti molto interessanti sugli effetti collaterali, abbiamo nuovi dati sul diabete, nuovi dati sul weight gain, analisi più approfondite su alcuni aspetti legati al metabolismo delle persone con infezione da HIV. C'è una parte che studia poi tutta la virologia, i santuari, l'impairment del sistema neurocognitivo, tutti aspetti che sono molto importanti perché noi oggi abbiamo la persona con infezione da HIV che sta bene, tutti diciamo carica virale azzerata, CD4 sopra i 500, ma non può più essere questo il nostro focus, noi bisogna alzare l'asticella e andare a trovare quelle che sono le vere problematiche della persona con infezione da HIV. Un aspetto interessante poi sono finalmente parla il paziente, parla la persona con l'HIV, no? Ci sono diverse sessioni, diversi abstract proprio sui patient reported outcome, ovvero quello che le persone con HIV dicono, un po' come sul film, no? Quello che le donne non dicono, ecco, questo invece è quello che vogliamo sentire anche noi dalle persone con infezione da HIV. Cosa si aspettano dalla terapia, cosa si aspettano dalla cura e cosa si aspettano da noi medici. Un altro focus importante è sull'immediata attualità, Monkeypox. Già, il nome, insomma, forse sarebbe da rivedere di questo virus non nuovo, ma che si sta presentando in forme nuove qui in Europa e in altri paesi dove non aveva mai circolato prima. Che cosa possiamo dire di immediata informazione, anche perché si è rischiata una narrazione di nuovo stigmatizzante? Certo, proprio questo. Innanzitutto direi che ci sono tutte le condizioni, e credo che sia notizia di poche ore fa o di qualche giorno fa, che comunque verrà cambiato il nome. Credo che l'OMS ha già distinto il terzo tipo, no? Non è più West Africa, Centrafrica, ma ci sarà un altro tipo di monkeypox e che sarà un altro nome. Certo. L'altro aspetto, quello più importante, in questo momento conosciamo poco di questi aspetti. L'unica cosa che sappiamo è che bisogna fare attenzione a tutto quello che di nuovo succede intorno a noi. Quindi non sottovalutare nessun sintomo, non sottovalutare nessun segno e soprattutto non andare a cercare l'alone viola. Non andare a cercare l'alone viola. Noi abbiamo bisogno di fare delle diagnosi precoci, ma questo può accadere in qualsiasi persona, per bloccare subito il contagio. Ecco, le notizie sono non sottovalutare nessun sintomo, nessun segno diverso rispetto al solito, e soprattutto arrestare il contagio perché non abbiamo bisogno di avere altri casi. Poi rimane sottointeso che non è il coronavirus, no? Non è una malattia per cui uno sale sull'autobus e si contagia, non è una malattia per cui tu vai sul posto di lavoro e ti contagi perché prendi il caffè insieme a un'altra persona. È una malattia da contatto, ma contatto come ce ne sono. Esatto, contatto stretto. Quindi l'allarme non è come il coronavirus, l'allarme però è fare molta attenzione perché comunque tutti noi o molti di noi hanno sofferto di infezioni recidivanti come l'herpes simplex per esempio e sappiamo quanto fastidioso è una malattia che può dare problemi anche se non sistemici però anche particolarmente fastidiosi. Quindi parlando solo di fastidio, ecco, questo è il primo segnale che bisogna dare.